subito con un paio di ganci Viloria, che è stato anche inserito nella squadra. Il sinistro, il destro subito da parte di Viloria, si appoggia alle corde, travolgente immediatamente Viloria, ancora con il calcio destro. Pagkatapos magaw ni Brian Viloria ang titulong WBC Light Flyweight title sa kamay ni Eric Ortiz noong 2005, kinailangan niya naman itong depensahan sa unang pagkakataon kontra sa isang former WBC minimum weight champion na si Jose Antonio Aguirre. At bago nga magumpisa ang kanilang bakbakan, may baon nga ditong kartada ang Mexican na 33 wins, 4 losses and 1 draw at 20 na galing sa knockout. Samantalang si Brian Viloria naman sa panahong ito ay may malinis pang record na 18 wins at 12 na galing sa knockout. At narito naman ang kanilang highlights ng buong laban. Sul ring molto dava davvero l'idea del suo contributo proprio al Messico. Anche inserito nella squadra, il sinistro, il destro subito da parte di Viloria, si appoggia alle corde, travolgente immediatamente Viloria, ancora con il calcio. Viloria, dicevo, ha partecipato alle Olimpiadi, destro mi pare, Aguirre, calcio, terzo assalto ad un corona della mini mosca per Aguirre, il Jaguar, il Giaguaro. Seguiremo invece il titolo dei Welter, che Antonio Tony Margarito e messicano che vive in Messico. Con il provato un destro, niente male anche dalla punta del suo avversario. Parte un po' da lontano Piccolini, Viloria a 3 centimetri, 1,63 contro 1,60. Avete visto il segnale titoli in palio nella serata. Chiari in deve combattere contro Ulis per il titolo IBF del primo round proprio da Brian Hawaiano. Nel precedente incontro invece José Antonio Aguirre per il titolo vacante IC strappato da Viloria. Lavoro per schivare i colpi dell'avversario da parte di Vito sotto il profilo dello Aguirre, ricordo che ha subito presa da parte di Roberto Vasquez a Fort Amador, Panama City. Aguirre comunque restituisce in questa seconda ripresa con il jab due volte, c'è l'assalto ancora, pugile mancino prima del limite questo incontro. Il destro da parte di Viloria, ancora con tre colpi invece, destro, sinistro, destro da parte di, non è mai intervenuto. Destro al Viloria, il destro Viloria, questa volta deve incassare il sinistro, non ha trovato la giusta distanza dall'avversario. A questo punto Pacquiao è atteso dalla sfida con Larios, può essere una rivincita con Aguirre, il messicano, gancio destro, partito fortissimo Viloria, ha reagito Aguirre, ancora con il destro, con il gancio destro. A due mani, match molto duro, caricano tutti e due i colpi, soprattutto guardate Aguirre proprio come cerca di scaricare tutti i suoi 48 kg e mezzo sui colpi che porta, sono davvero pugili tutti e due agguerriti. Aguirre ha reagito, si incrociano con il destro, costretto all'angolo Viloria, adesso sinistro. Ancora chiuso all'angolo Viloria, colpi che non tutti vanno a segno, ma c'è stato un buon sinistro. Sinistro e destro, destro partendo da lontano, ancora sinistro è entrato, di nuovo al destro, Viloria in difficoltà, si ribalta al match, si appoggia alle corde, serra due mani di Aguirre, prova a reagire ma non è al tempo, destro di nuovo. Wicks doveva avere più coraggio, settima ripresa con Ortiz, sì. Destro di
limite per il messicano Viloria, come ho già ribadito. Se ne va al primo minuto e mezzo, gancio destro, si di mezzo con il montante, ha dovuto correggere in corsa il colpo, ancora gancio sinistro anche adesso Viloria, montante destro, quello ha avuto la meglio. Questa è una ripresa per gancio sinistro, fulmine destro d'incontro di che non vuole Roach. Aguirre ha debuttato anche lui nel 95 a 19 anni. Di Viloria, di nuovo Aguirre in difficoltà a clinciare. Aguirre destro, e chiamano il destro, la derecha, ora con il destro Aguirre, diretto destro. Avete visto come si era abbassato con il gomito quando prepara il destro Aguirre. Montante sinistro e poi da... che se ancora ci prova, pantaloncini chiari per lo sfidante José Antonio Aguirre. Viloria, José Morales, il jab di Viloria, il resto è tutto evitare i colpi dell'avversario. Guardate, era già basso e gli è passato sotto loro, perché Viloria supera l'1,60, Aguirre ci arriva a fatica. Chiuso all'angolo, rigancia con il abbastanza ben abbottonato a lavorare al corpo Aguirre, un filo proprio diretto tra l'angolo e Aguirre. Ora gancio destro di Aguirre, ne mette i mini mosca da WBC che difende per la prima volta, che avvio al limite da parte di Aguirre, gancio destro del messicano, pantaloncini bianchi, lo ricordo, sfidante, questi panni per la terza volta. Arce in una serata, tanto diretto e sinistro, destro e sinistro con il diretto, scusate, da parte di Viloria. Si prospetta una serata, un sottoclù, che sottoclù è difficile chiamarlo tale, però nel contesto in cui potrebbe, quando è in programma, di poterlo programmare. Morale spacchettante destro Viloria, destro di Viloria, gancio sinistro di Viloria. Ci sono 5 anni di differenza, 10 anni ring da parte di Aguirre, classe 75. A due mani Aguirre, diretto il destro di Aguirre e gancio sinistro. Aladdin, casino di Las Vegas, il sottoclù, il match di cartello Margarito Gomez, che seguiremo più tardi, ancora con il diretto. Prova il destro d'incontro Viloria, la KO facile all'angolo. Morales non trova spazio, molto bene chiuso nel sinistro al corpo di Viloria, soprattutto esitare meno, un destro su cui si è chiuso, sinistro di Viloria, meno colpi portati, ma guarda di Tony Wicks per Aguirre, è in vantaggio sui calci, oltre che sul mio secondo assalto per il titolo. Deve azzardare di più il messicano e va vuoto il gancio destro e poi 1-2 destro di Aguirre. Esperienza sulla distanza delle 12 riprese Viloria, soprattutto nella sua seconda parte. Gancio sinistro, i gomiti sono molto bassi, ha provato in WBC, World Boxing Council, il destro, terzo tentativo, credo che sia prima a dire l'anticipo e lo vediamo, poi quasi in salto stavolta. Viloria, c'è anche un destro di Aguirre nel mezzo, destro di Viloria, e poi parte di nuovo Viloria della colonia di Shelly Fink, manager di Tyson, contro gancio destro d'artificio, pirotec, sempre più segnato Aguirre.
per arginare Viloria, montante ed è frenato dalla guardia di Aguirre. Aguirre è stato anche il rematch tra Julio César Chávez in precedenza, ma è stato Aguirre destro nel 2003 perché poi è stato sconfitto. Tony Wicks si prepara ad intervenire. Alex all'angolo a bordo ring ha smesso di crederci. Onestamente quello di Aguirre, che forse alza il tifo per Aguirre. Messico reagisce. Aguirre non riesce neanche ad avvicinarsi. Aguirre dominato nella seconda parte del match, dal settimo in avanti 6-0 in termini di riprese, per quanto mi riguarda 117-111, cioè a dire 9 riprese per Viloria e 3 per Aguirre. Nagtapos nga ang kanilang mainit na sagupan sa isang unanimous, at ang ating Pinoy ang nagtagumpay sa laban na kung saan tatlong hurado ang pabor para kay Brian Viloria, habang ang Mexican naman ay nabigo na agawin ng titulong hawak ng ating Pinoy.